Allora, stiamo per provare Ride ER16, monopattino made in Italy, al 100%, quasi 100% made in Italy, con una caratteristica particolare, quella delle ruote che sono da 16 pollici, quindi a prova di pavé, porfido, laminati, vari disastri che possono incontrarsi sulle strade italiane. Vabbè, andiamo, dai, dai, dai. Allora, vi devo far vedere una prima cosa importante. Guardate, qua davanti a me adesso c'è un famoso dosso e vedete che zac, l'abbiamo superato come se niente fosse. Questo grazie alle ruote a 16 pollici che fanno veramente la differenza. Una batteria che ha una caratteristica unica, poi la vedremo, quella cioè di essere una batteria rimovibile, quindi potete parcheggiare il vostro monopattino, prendere la batteria e caricarla magari quando siete in ufficio. Come vedete stiamo salendo senza particolari difficoltà, tenendo conto che il mio peso è di 1.233 kg. Come vedete sto affrontando anche diverse asperità senza particolari problemi. C'è un altro elemento che è importante sottolineare, il fatto che questo sia un motore a ruota libera, quindi io in questo momento non sto attivando il motore ma la ruota continua a girare liberamente. Questo significa che è possibile anche spingere il monopattino quando ad esempio la batteria è scarica. Un altro dettaglio che voglio farvi vedere è quello della batteria. Allora, stiamo vedendo un modello che non è definitivo, ma ci sono dei dettagli che poi troveremo anche in quello definitivo. La cosa fondamentale è quello del connettore magnetico. Vedete, la batteria, che si potrà rimuovere completamente, ha un connettore magnetico grazie a cui si collega al resto del monopattino. La versione definitiva non sarà fatta in questo modo, basterà infilare la batteria che si aggancerà magneticamente in modo semplicissimo al terminale di connessione. Tolta la batteria si può portare semplicemente dentro casa per caricarla. Questo è un vantaggio notevole perché ad esempio con una seconda batteria si può moltiplicare ovviamente l'autonomia del prodotto. Ripeto, questa non è la versione definitiva con l'aspetto definitivo, ma lo è il principio del connettore magnetico che veramente in pochi attimi si collega alla base del monopattino. Per molti possessori di monopattini uno dei problemi è come lo attacco, come lo assicuro. La struttura particolare di ER16 di Ride permette intanto di agganciare eventualmente la ruota ma anche il telaio, e poi soprattutto rimuovendo la batteria diventa praticamente inutile rubarlo. Già che ci sono, approfitto anche per mostrarvi il dettaglio della pedana, perché la larghezza di 21 cm significa che potete anche salire con entrambi i piedi in parallelo. Guardate i freni, intanto abbiamo già detto delle ruote da 16 pollici, ma vedete due freni a disco che sono presenti sulla ruota anteriore e posteriore. Questo vuol dire maggiore sicurezza in frenata, perché insomma quando si va a 25 all'ora bisogna ridurre velocemente la propria velocità, immediatamente la propria velocità, insomma i freni V-brake delle biciclette non sono particolarmente adatti. Vabbè, io vado, va, devo sostenere la raccolta fondi su 200 crowd di Ride Up. Ciao a tutti.